Lo Spirito Santo è protagonista di questo personaggio che vi presento e che riprendo dalla tradizione siciliana. È anzitutto un pastore chiamato, vediamo se riesco a pronunciarlo bene, Luzzu Iannaru, che significa lo zio gennaio. Ecco, abbiamo compreso che i pastori occupano un posto privilegiato nel cuore di Dio. E da sempre l'uomo lo ha compreso, tanto che hanno un posto privilegiato proprio in questo cammino verso la grotta di Betlemme. Di chi parliamo? Si tratta di un vecchio pastore che viene rappresentato mentre si riscalda davanti al fuoco. E la leggenda narra appunto che questo pastore, che viveva come tutti gli altri pastori, nomade, è ormai vecchio e assopito, si accorge di questa giovane coppia che sta avanzando verso una grotta, verso una stalla, perché per loro non c'era posto appunto nelle locande, e vedendo questa giovane fanciulla molto intimorita e anche infreddolita, e questo giovane Giuseppe stanco, decide, assorto e svegliato un po' da questa situazione, di donare il fuoco a questa coppia perché lì, in quella grotta, in quella stalla, potessero riscaldarsi. È bello che questo vecchio porta il nome, non a caso, del primo mese dell'anno, che è il primo mese del primo anno dell'era cristiana. Da quel giorno, appunto, noi diciamo che contiamo gli anni dopo la nascita di Cristo, e non è un caso. Il fuoco, vorrei soffermarmi su questo elemento che prendiamo dalla natura, un elemento primario della natura, il fuoco è ciò che nella mitologia, facciamo un po' un passo molto molto indietro, nella mitologia, nel mito greco, Prometeo aveva strappato agli dèi, non so se ve lo ricordate, ribellandosi a Zeus, il quale, deluso dall'umanità, aveva deciso di sterminarla, di farla fuori. Prometeo invece che fa? Ruba il fuoco agli dèi e lo dona agli uomini insieme a tutte le arti, perché gli uomini non dipendano più dagli dèi ma siano liberi. E per questo Zeus lo condanna al terribile supplizio che vede Prometeo incatenato ad una rupe e il suo fegato, che nel mondo antico era l'organo vitale perché raccoglieva il sangue, ogni giorno veniva mangiato dall'aquila di Zeus, ma questo fegato ricresceva il giorno dopo, per cui lui ogni giorno era sottoposto a questo supplizio di morte e di vita, di morte e di vita. Questo perché gli dèi, secondo la mitologia, non sopportavano che agli uomini venissero concessi i privilegi che erano propri degli dèi, né che gli uomini fossero liberi, ma che dipendessero sempre da loro. Perché vi ho detto questo? Perché al contrario, nel presepio non ci sono divinità invidiose, ma c'è un bambino piccolo, indifeso, che però è l'Emmanuele, il Dio con noi. Almeno questo avevano detto gli angeli ai pastori, che a differenza degli dèi antichi, che ci tenevano a questa separazione degli dèi dagli uomini, questo Dio bambino condivide la natura umana, condivide, stravolge l'idea che c'era anche nel mondo pagano di questa dipendenza dagli dèi. Un Dio bambino che sceglie di condividere la natura umana, che non ha per sé un fuoco come ce l'avevano gli dèi, e che deve farsi mendicante di questo fuoco ad un uomo, un vecchio, che forse si sarà sentito anche inutile, ma che si ritrova a contemplare questo Dio, questa divinità non invidiosa, ma che dona appunto il fuoco. C'è un altro dettaglio che cambia la storia, perché
questo zio Gennaio, questo pastore, diventa simbolo di chi, infiammato dal dono dello Spirito Santo, diventa a sua volta uomo spirituale, donna spirituale, che dona lo Spirito. Dico questo perché questo pastore, mentre inconsapevolmente fa dono a Dio, fa dono a Dio stesso, a quel bambino che Dio e ai suoi genitori del fuoco per consolare quella notte fredda, sarà il primo a fare esperienza del fuoco consolatore, perché si ritroverà inconsapevolmente ad adorare il Figlio di Dio, ad adorare Dio stesso, il donatore del fuoco d'amore. Allora è bello pensare che quando Gesù parla dello Spirito Santo, ecco perché vi dicevo all'inizio che è il grande protagonista, lo Spirito Santo, della storia della salvezza, quando Gesù parla dello Spirito Santo, di questo fuoco, lo chiama il Consolatore. E Dio solo sa quanto abbiamo bisogno nella nostra vita di sentirci consolati, perché tante volte la vita ci fa attraversare come quel pastore delle regioni buie e gelide, cariche a volte di afflizioni, cariche a volte di situazioni che non avremmo voluto vivere ma che ci ritroviamo a vivere. E non ci basta a volte sapere che tutto finirà, che tutto andrà bene. Abbiamo bisogno di chi invece possa essere forza, e la forza per noi è lo Spirito Santo, forza in quei momenti bui, in quei momenti di prova, quando a volte siamo scandalizzati anche noi dalle contraddizioni che la vita ci pone davanti. Allora ecco chi è quel fuoco che viene donato, è quel fuoco che viene restituito in quel bambino, il Consolatore, colui che ci porta un amore che sana, che sostiene, che illumina, che riscalda e che rende testimonianza di quell'opera che già il Figlio ha iniziato, anche se noi tante volte facciamo fatica a vedere l'opera di Dio nella nostra vita. E allora lo Spirito Santo, questo fuoco che viene donato, è quel fuoco che viene restituito, perché anche quel pastore in cui ciascuno di noi può vedersi, quella umanità, in quel buio, in quella apparente sterilità di vita, in quella vita che ormai non ha più nulla da dire, possa illuminare quella notte, quel pastore inconsapevolmente si ritrova nella grotta di Betlem ad adorare il Figlio di Dio. Allora, chi è raggiunto da un amore così, capite, diventa testimone e testimonianza credibile. Fino a quando lo Spirito Santo non tocca i nostri cuori, non riusciremo mai ad essere testimoni credibili di questo amore. Allora, questo pastore che tanto ci assomiglia, quella notte fece dono al Dio bambino del fuoco, come Dio stesso restituisce all'umanità attraverso quel bambino questo fuoco d'amore, lo Spirito Santo, inviato per venire in aiuto alla nostra debolezza. Allora, concludo, senza lo Spirito Santo non possiamo mai arrivare a nessuna verità, non possiamo mai arrivare alla grotta di Betlem. Cioè non possiamo arrivare a fare l'esperienza di sentirci amati infinitamente ed eternamente da parte di Dio. Cioè non possiamo arrivare a capire che ogni fibra del nostro essere, ogni arto, ogni capello, come dice Gesù nel Vangelo, ogni fibra, ogni cellula è stata creata dall'Autore, che ne ha fatto il capolavoro più bello. Tante volte ci disprezziamo, non vorremmo essere quello che siamo, e invece Dio ci ha fatti così proprio, ci ha fatti belli così come siamo, in quella diversità. Per questo questa sera invochiamo anche noi quel fuoco, anche noi vogliamo essere come quel pastore che dona il fuoco, ma perché quel fuoco ci venga restituito in questo spirito d'amore, in questo spirito consolatore. Vieni Spirito Consolatore, vieni ad insegnarci questa grande verità senza la quale la vita non sarebbe tale. Amen.